Oltre 400 piante di marijuana pronte per essere trasferite in una piantagione e munizionamento per pistola e fucile, è quanto scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza Sanicandro Gargani con il Foggiano. I militari hanno inoltre denunciato alla procura della Repubblica per coltivazione, produzione e detenzione di stupefacenti un 53enne pluripregiudicato del posto. Erano giorni che le fiamme gialle pedinavano l'uomo, gravato anche da una condanna per reati di stupefacenti. Ne hanno studiato i movimenti e hanno notato che lo stesso ogni tardo pomeriggio si recava presso un suo immobile, il momento ideale per innaffiare e concimare le piante. Con l'ausilio dei cani antidroga FS e Horst, i finanzieri hanno eseguito la perquisizione dell'immobile incriminato, rinvenendo e sequestrando 423 piante di marijuana pronte per essere innestate e coltivate in piantagione. Munizionamento per pistola calibro 6,35 e per fucile calibro 28, oltre a copioso materiale per la coltivazione delle piante di cannabis e un bilancino di precisione. La produzione in larga scala delle piante avrebbe certamente garantito al 53enne pregiudicato introiti di diverse migliaia di euro.